Benvenuti a questa puntata speciale dedicata all'anteprima milanese del film Stalking Eva. Siamo in ottima compagnia perché qui con me c'è la protagonista del film, Xenia Capinos. Hello, film is now Italia. Ok. Watch with us. Quindi noi andiamo a vedere Stalking Eva e poi commenti a caldo del pubblico come sempre. Io conosco tutti in televisione, però devi capire che ci sono tante bellissime ragazze e molte delle quali sono disposte a fare di tutto. C'è tanta concorrenza, Eva, e c'è sempre un prezzo da pagare. Allora, innanzitutto domanda di rito, ti è piaciuto il film? Sì, dai, è un film abbastanza carino, interessante. Piuttosto forte, ho ancora un po' di tensione addosso. Devo dire che tocca temi molto particolari e molto sentiti al giorno d'oggi. Sono molto contento di averlo visto, aver avuto questa opportunità di vederla prima, insomma. Crea molta tensione, soprattutto con la musica di sottofondo prima di ogni scena, dà molto l'idea della suspense. Una parola, un aggettivo per descriverlo? Originale. Avvincente. In che genere lo collocheresti? Drammatico, horror, thriller? Io direi thriller, cioè piuttosto tensione, di solito la tensione è molto evidente nei thriller. Ma secondo me è difficile classificarlo in un genere. Io lo colloco nei thriller. Okay. Il tuo personaggio preferito di questo film? Sembra scontato, però veramente la ragazza, la protagonista. Ma l'amico gay di Eva. Secondo me il personaggio molto interessante era l'amica di Xena. Per la tenacia e per il modo, l'approccio, diciamo, alla recitazione, Eva. Secondo te è riuscito bene a affrontare questo tema molto sentito, molto caldo, molto attuale della violenza sulle donne? Sicuramente sì, è un film che magari fa riflettere. Bisogna stare attenti e questo film mette proprio in faccia delle realtà che molte volte vengono nascoste con cose luccicanti che poi non sono. Il cinema è assolutamente utile per trattare qualsiasi tema, in particolare un tema attuale come la violenza sulle donne, secondo me è un mezzo che trasmette molte emozioni. Quindi lo consiglieresti? Io lo consiglio. Perché l'ho visto volentieri e sono contenta di certe verità che ha fatto venire fuori questo film. È un po' quasi horror perché comunque scorre tanto sangue, eccetera, però io lo consiglierei. Sì, decisamente.